No, sono il suo avvocato, il signor Giovanni Fusco in questo momento non c'è perché è successo un casino, cioè lui ha messo la moglie con le dita nella corrente, ha ammazzato la moglie e dunque io sto qua, sto rispondendo io al telefono. Senta, sì, poiché non è il caso di fargli una proposta di corrente proprio adesso perché ha fatto questa cosa qua, poiché ci sono i carabinieri che mi stanno chiamando perché c'è ancora il cadavere a terra. Magari io credo che il mio assistito tra una quindicina d'anni dovrebbe essere libero, se potete riprovare a chiamare, va bene? Quando lo posso richiamare? Credo che la condanna sarà, diciamo, in primo appello, perché qui si tratta di omicidio, credo una quindicina d'anni. No, le posso dare l'indirizzo di dove lo trasferiscono, via Nuova Poggioreale 177. Ah no, allora l'email la deve mandare a casa circondariale di Secondigliana, via Napoli verso Scampia. Il signor Fusco Giovanni mi ha detto questo numero di email e io non sì. Ok, però adesso lui diciamo che è detenuto, ha capito adesso? Ha ammazzato la moglie, poverina, con la corrente, ma voi siete all'Enel? Ecco, ti assicuro che se avevo il contratto con voi era di meno la corrente, non lo so, poteva succedere di una cosa più leggera. Vabbè, signorina, provate a chiamare più o meno, credo che calcolando i tempi, una quindicina d'anni, va bene? Va bene, arrivederci, arrivederci.